Ciao, sono Lorenzo Vazzana, esperto di brand storytelling e teorizzatore dei concetti di hot point narrativo e schema operativo della narrazione d'impresa. Non so se te ne sei accorto, ma siamo passati da una società di informazione ad una società di narrazione, una società dove è importantissimo saper raccontare il proprio brand, i propri valori, la missione del proprio brand per avvicinare quei potenziali clienti che sono attratti da quei valori. Ho iniziato la mia attività da storyteller per motivazioni economiche. Io studiavo lettere e filosofia alla Sapienza di Roma quando purtroppo mia madre mi disse che c'erano dei problemi economici a casa. Così all'età di 19 anni e mezzo, quasi 20 a dir la verità, mollai l'università per avvicinarmi ed aiutare mia mamma nella gestione del salone di bellezza che posseggo tuttora a Gaeta. Fu un periodo molto difficile perché i soldi mancavano, Equitalia bussava a casa e non riuscivamo a trovare la quadra. Tutti quanti sanno che quando si inizia a fare impresa è veramente molto difficile avere tutte le skills. Mi dedicai al marketing, avevo capito che era fondamentale generare clienti. Così iniziai a studiare da molti formatori online, comprai corsi di americani, comprai corsi di italiani, comprai corsi di olandesi. Ma mi accorsi che nonostante questi corsi avevo iniziato ad ottenere risultati quando facevo di testa mia. Ovvero scrivevo e raccontavo le ambizioni dei miei brand in maniera fluida, in maniera quasi inconscia potrei dire. Quindi quando raccontavo e non quando cercavo di proporre o di vendere. Ho deciso di aprire una community sullo storytelling perché voglio diffondere il brand storytelling, quindi la teoria sulla narrazione d'impresa. È importantissimo apprendere come raccontare il proprio brand, perché in un mercato saturo come quello di oggi, di pubblicità, di informazioni, l'unica maniera per differenziarsi è quella di creare una storia che rappresenti il brand che noi possediamo e che attragga quei clienti che desiderano e si rispecchiano nei valori che il brand racconta nella sua storia. Per far tutto questo ci vuole duro lavoro, ma soprattutto il riuscire a raccontare in maniera efficace il proprio brand affinché diventi un magnete che attiri il giusto pubblico che poi diventerà un pubblico di sostenitori e non di semplici clienti. Perché generare clienti in un mercato come quello odierno in realtà non è così difficile. Il difficile è creare un seguito dei fans pronti a difenderti dai concorrenti che vogliono ovviamente soffiarti via quote di mercato. Ti ho spiegato perché il brand storytelling è fondamentale per il tuo business. Adesso è tutto in mano tua. Scegli di entrare nella Storytellers Community per apprendere le regole e le strategie del storytelling professionale e del brand storytelling. Un saluto da Lorenzo Vazzana, ci vediamo dall'altra parte.